Jasmine viene dall'Emilia Romagna, viene dall'Istituto Tonino Guerra, un nome impegnativo, un autore di cinema. Complimenti, per quale specialità? Ho concorso sia per la specialità dei cocktail che per la specialità di vino, che erano inclusi entrambi nel settore sale vendita. Sì. Che bello, è la prima volta che sei a Melfi, in Basilicata, hai girato un po', hai visto un po'? Sì, ho visto i laghi, quelli dei crateri, dei monti, e mi sono molto, i monti che sì, sono molto belli, sono stati molto accoglienti qui, è un'aria bella, un'aria accogliente. Complimenti. Allora, ancora una volta, un assegno per il terzo classificato del settore sala e vendita. Va bene, chi consegna? Ah, il modello. Allora, è una ripetizione. Sì, sì. È una ripetizione. Dobbiamo dire che anche questo istituto sbanca tutto. Allora, terzo classificato. Commento. Commento. Daniel, dice niente, sto nome. Cipolli Daniel Peronelli. Venga.
prego. Siamo al primo classificato che vince un premio importante a premiare EALMA, e il primo premio è proprio una settimana di una Summer School. Allora sì, una settimana della Summer School che è il preludio della scuola internazionale in cucina italiana, quindi un percorso, io credo che un po' possiamo definire un antipasto per un percorso grandioso, un percorso di eccellenza. O un aperitivo. Eh sì, se vuoi considerare un aperitivo, sì. Io volevo dire una cosa a tutti questi ragazzi, alcuni li ho incontrati nei propri istituti, molti li ho conosciuti qui, ieri è stata già una bellissima serata, però si respira veramente un'aria nuova, fortunatamente siamo tornati, no? In presenza, come si suol dire. Vorrei invitare tutti, indipendentemente da chi vince o da chi si compiace per la vittoria degli altri, per molti finirà quest'anno scolastico, finirà questa bella esperienza. Consiglio appunto a chi proseguirà nella vita, nel lavoro, questi bellissimi indirizzi, di coltivare i propri sogni. Diceva un signore che ha avuto fortuna con un topolino: se puoi sognarlo, puoi farlo. Continuate a sognare. Grazie a Diego Giannita per questo bellissimo messaggio affidato a tutti i ragazzi. I ragazzi sognano se i docenti sanno sognare. Ricordano. Dobbiamo contagiare con i sogni. È assolutamente così. E allora questo importantissimo primo premio. Marco, vai, vai! Grazie. E complimenti a te, complimenti alla tua scuola.
fatta nel corso? Benissimo, grazie, grazie. E allora prima di passare alla premiazione per il miglior set, il maggior punteggio e la gara interna, chiamiamo il consigliere regionale, il consigliere provinciale, scusatemi, Bufano. Ecco. Allora qui il premio, il primo premio. Che appunto questa volta ha da dirci e a quanto pare darci qualcosa. Fuori programma. Ovviamente io porto il saluto del presidente della provincia di Potenza Rocco Guarino, il presidente dell'UPI regionale, il mio delle province marrese, che diciamo mi salutano e si congratulano per questa bella manifestazione, questi tre giorni che diciamo ho visto tanti studenti di istituto molto impegnati per dare un ottimo risultato. L'abbiamo visto onestamente sia stasera, ma io personalmente anche ieri sera girando tra distretto ho dovuto veramente degustare tante prelibatezze in tante regioni. E come dire, come provincia quest'anno abbiamo deciso di, come dire, dare un piccolo riconoscimento alla scuola, perché abbiamo detto doveroso per questi tanti anni dove l'Istituto Alberghiero ha fatto veramente passi da gigante in questa manifestazione, tanto da conseguire quest'anno il premio, cioè premio, il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione della Città. Quindi non so se, visto che il preside del dirigente scolastico non c'è, che vorrei chiamare anche la vice dirigente scolastica della professoressa Montanarella, se c'è. Antonella Montanarella, oppure passiamo, ecco, direttamente, eccola qui, che riceve dalla provincia per la scuola e dall'Unione delle Province questo premio proprio per aver, diciamo, conseguito. Era un fuori programma. Fuori programma. Ovviamente un altro premio è per il nostro intramontabile preside professor Maggiano. Assolutamente no. Sempre ovviamente. L'impegno profuso ovviamente nel corso di questi anni a questa manifestazione, ovviamente con il conseguimento anche dell'eccellenza, ricordo l'impegno. Grazie, grazie di cuore, sono commosso. Ah, tu lo sapevi? Bene, grazie, grazie. Grazie. Bene, e allora complimenti anche alla nostra scuola, l'Istituto Gasparrini. Prima di passare alle premiazioni per la gara interna, abbiamo l'ultima menzione per il settore sala e vendita. A consegnare la menzione sarà Antonio Fuschetto, presidente del Consiglio d'Istituto. Antonio. Per l'eleganza e il portamento, la menzione speciale della giuria. Ci rivediamo. Non l'abbiamo fatto apposta. Ci rivediamo. Facciamo dall'istituto che è più semplice. Istituto Giolitti Torino. Yes.